Buongiorno, benvenuti in questa indagine sponsorizzata da Elisabetta, Elvira e Vadim sul crollo delle banche, sulla situazione attuale. Ciao Monica, ciao Elena, in ordine di Ciao. apparizione. Ciao. Ciao. Connettetevi a tutta questa situazione. Non solo quella delle banche, ma in generale a questo momento. 5, 4, 3, 2, 1. Innanzitutto siamo soli? Chi No. Come c'è? nostro sostegno, tutto il gruppo, non solo, io percepisco tutti i manifestanti protestanti di questo momento. A me è apparso come se fosse un tabellone di un gioco in scatola, come con la cartina del mondo, okay, come se potesse essere il risico, ok? E tutto intorno al tabellone ci sono tutti, appunto, tutti i manifestanti protestanti che ha visto Monica. È come se venisse messa una puntina. In corrispondenza delle banche interessate in questo momento, che non sono quasi tutte quelle del mondo, ma quasi, cioè secondo me a breve se ne salveranno proprio pochissime, le più piccole disperse. È come se ci fosse quindi una puntina, okay? Ogni puntina è collegata all'altra, quindi una rete, come se ci fosse un filo di lano, di cotone che unisce tutte le puntine sul tabellone, e in corrispondenza di ogni puntina c'è come se ci fosse un cappio, sai quei sostegni? Sì, il cappio pronto per prendere ogni, diciamo, riferente, non so, di ogni banca. È Allora, i una scena così. partecipanti, invitiamo tutti i partecipanti, i manifestanti francesi e israeliani, i primi che si sono mossi. E poi tutti gli altri. Anche in Canada arrivano dal Canada, dalla Germania. Gli africani anche arrivano. C'è qualche partecipante senza anima? Ok. No. No. Messaggio coriandolo a tutti i partecipanti, tu sei Dio. Sì, sono proprio scesi in strada con questa consapevolezza, moltissimi di loro. Ok, causa esoterica della caduta della Silicon, della banca della Silicon Valley. Allora, che casino, aspetta, viene fuori una data, due date, scusami, due date. Allora, aspetta, c'è un pavimento, poi c'è una corona appoggiata per terra e ci sono due date. Quindi in ordine cronologico la prima data è 24-2-2022, è il giorno in cui è stata dichiarata la guerra all'Ucraina. Sotto la corona, quindi sopra la corona c'è questa, sotto la corona c'è 8-9-2022.
La, 22. La, 8, 9, 2000. La morte della regina Elisabetta in Inghilterra. Se sommi ciascuna data, la cifra è 5. Viene la stella 5 punte rovesciata. Quindi proprio come fosse il caprone. Quindi le due punte a rappresentare le corna. È proprio il simbolo, diciamo, del deep state, del satanismo. Quindi causa l'inevitabile morte del satanismo, suggellato, diciamo così, manifestato dalla dichiarazione di guerra, dall'inizio della guerra, e suggellato inevitabilmente, come se fosse una sorta di rassegnazione obbligata dalla morte della regina Elisabetta. Si è cercato, cioè in realtà è già avvenuta questa, cioè noi la sappiamo adesso, ma a me risulta già avvenuta. Cioè il fallimento della maggior parte di banche è già avvenuto e noi lo conosciamo adesso. Ok, però la morte della regina Elisabetta è 5, invece l'inizio della guerra è 3. Come 3? 24. 2 più 4, 6. 2, 2, 2, 6, 6, 12. Quindi 2, quindi 3. 5, 6, 7, 8, 9. No. No, 2022, c'è anche un altro 2. Ah, 2000, scusami, non ho scritto. 3 più 2, 5, ho rimandato a settembre. Ma Elena... Elena, allora sì, allora due cose. La prima cosa che mi è arrivata subito, ho visto questi proprio nella Silicon Valley, questi uomini a cui è stato comandato nel caveau, come se fossero nel caveau, a cui è stato comandato di svuotarla di tutti i contanti e di tutto, cioè proprio come se fossero dovessero riempire questi sacchi, no? Li vedo proprio lì molto affannati giorno e notte che lavorano per svuotarla e per far sparire il più possibile. Quindi c'è anche questo aspetto qua che c'è una hanno cercato in qualche modo di spostare dei soldi, degli averi da un'altra parte per non farli risultare. E invece per quanto riguarda la regina, hanno cercato di tirare, appunto per questa situazione, hanno cercato di tirare più in là la morte, più in là possibile, ma in realtà era già morta prima e hanno cercato di farla apparire morta solo quando era inevitabile. Visto queste due cose qua. Causa esoterica, Elena, delle altre 17 banche cadute, tra cui quella svizzera, Deutsche Bank, una francese e tante americane. Allora, la Deutsche Bank, no scusa, quella svizzera, mi è arrivata quella svizzera, tu hai detto Deutsche Bank, ma mi è arrivata quella svizzera, come si chiama? Adesso mi sfugge. Credo Swiss. Ah, no, Credit Suisse, ok. È caduta in seguito al, diciamo, era già in bilico e la sua disfatta è proprio avvenuta nel momento in cui ha accettato di finanziare, di legarsi a finanziare le armi per gli Stati Uniti, per la NATO, per la guerra. Vedo quel legame lì, gli è stato chiesto di partecipare al finanziamento delle armi e lì ha proprio avuto la disfatta. È come se a livello energetico avesse tolto l'ultimo pezzo di neutralità, è come se cercando di rimanere neutrale riusciva a stare un po' in bilico. Allora, a livello energetico è come se vedessi un piano che vibra molto alto, poi un piano che vibra molto basso, molto spesso e pesante, ok? E c'era la Svizzera che fluttuava un po' appena sopra il piano molto basso. E con questa
avendo accettato questo compromesso, è proprio crollata a livello anche energetico. E le altre. Allora, vedo in eterico, vedo come se ci fosse un filo, quel filo di prima che vedevo, a cui sono tutte legate, che è come se venisse, cadesse in un baratro e quindi ha trascinato giù tutto. Sono tutte legate, sono tutti ricattati da parecchi anni, sono legati a dei patti. A cui non possono dire di no, Di anche a che livello tipo? energetico. Vedo. Allora, due piani, a livello economico, ma che è legato a livello proprio satanico, del deep state. È proprio, se, a livello concreto, vedo finanziamenti. Tra virgolette statali, ma per portare avanti il loro gioco satanico, quindi per poter portare avanti i loro riti e le loro, come si dice, le loro, sì, i loro riti, diciamo, Sacrifici. sì, i loro sacrifici e la loro agenda, no? E a livello economico statale, appunto, tra virgolette, perché fanno finta che sia per lo Stato e per la gente, è proprio portare avanti questa agenda e questi meccanismi di sottomissione della popolazione per tenerla proprio bassa, a parte una parte, portarla alla morte. Mi ritorna sempre una parte che muore subito, una parte che muore col tempo, una parte che rimane inebetita, mi viene da dire, no? La parte zombie, e poi in questo è come se rinchiudessero una parte di popolazione in un cerchio, come se ci fossero tante formiche che continuano a girare nello stesso cerchio, e questa frenesia del sistema, dove la gente è portata a lavorare, e è ipnotizzata con la televisione. Mi viene la prima cosa che mi è venuta, anche questi finanziamenti, no? Mi è arrivata questa cosa, la gente che compra le cose con finanziamenti a rate, ok? È tutta una conseguenza. Non so, mi sono arrivate. Ok, Monica. Ci sono molte affinità con quello che ha detto Elena. Intanto mi ricollego al un po' il gioco da tavola che lei vedeva inizialmente. Mi viene proprio il domino, vedo proprio i tasselli del domino, l'effetto domino, quindi un tassello dopo l'altro che cade, come se partisse proprio da quelli che per noi sono i Kazari, no? Quindi alla fine l'Ucraina, no? Da un punto di vista territoriale. E da lì proprio vedo tutti quanti i tasselli che iniziano a cadere e quindi contemporaneamente cadono le banche. L'altra cosa che ho visto molto simile a Elena, solo sotto una forma diversa, che però sintetizza tutti questi elementi che lei ha detto, è Paperon de Paperoni. Mi viene proprio con dei colori netti. Viene con il cilindro nero, tipo con su scritto BlackRock sopra. E poi si vede l'abito rosso di Paperone con sei risvolti neri. E poi mi fa vedere sotto le zampe che sono gialle con i calzari blu. Perché tutti i colori sintetizzano le cose che ha detto Elena. Perché il rosso sono i sacrifici. Ma allo stesso tempo è anche l'aspetto militare della violenza, delle guerre, perché alla fine diciamo così che tutti questi 150 anni sono stati retti dalla violenza, dalle guerre, dalle armi. Nero che vedo sia legato a questo discorso, tipo un po' un generale Rothschild, Rockefeller. Ma è nero anche come hai presente gli abiti dei preti, delle suore.
quindi si riferisce proprio all'aspetto ecclesiastico. E poi sotto le zampe è proprio l'aspetto politico, no? C'è il giallo e blu che ricorre spesso, no? Nel deep state. Adesso vediamo l'Ucraina, vediamo, che ne so, l'Unione Europea, la bandiera, no? Uh-huh. IKEA, Euronix, Poste. Piacciono i due colori complementari, giallo e blu. Anche, anche in tanti si chiamano arazzi e baluardi di, nei secoli sono sempre stati riportati quei due colori, il giallo e il blu. Il colore della nobiltà era il, l'oro e il blu, sangue blu. Esatto, sì. E così via. È venuta quella bionda lì, copresentatrice di Sanremo, anche lei ha fatto giallo blu. Blu elettrico e giallo dell'oro. Indossando anche proprio questi gioielli, uno che era una specie di caprone, collo grande, e all'orecchio invece aveva il virus del Covid, perché era questa palla con tutti gli spilloni infilati, color oro, l'abito blu. Ok, sorpresona, a questo punto non l'abbiamo trattato, l'ha proposto la quarta finanziatrice dell'indagine, Veronica. 10 anni fa cade, cioè il caso del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, apparentemente morto suicida, si butta dalla finestra. Anni successivi poi alcune trasmissioni televisive hanno fatto alcune indagini, bla bla bla, saltano fuori massoneria, festini, luci rosse, banche e chi più ne ha più ne metta. Tutti i responsabili di questa storia nel vivi nel cinema degli asini, e tutti i morti, tra cui David Rossi, come disincarnati presenti. Allora se, mi è apparso proprio il palazzo da cui lui si è buttato. Di qui ci sono tutti i vivi responsabili, cioè comunque coinvolti in tutta questa faccenda, che arriva da, diciamo, non a livello temporale, ma a livello di storia, di legami, un po' lontano, non è solo Monte dei Paschi, ma c'è proprio anche Siena, c'è la massoneria senese, vedo che vescovi antichi, come si dice, reali, famiglie reali, famiglie senesi, ok, e di qua invece tutti disincarnati, ci sono sia i disincarnati vittime che i disincarnati colpevoli, sulla destra. Qui mi fanno vedere, allora, poi un'altra cosa che mi è apparsa, allora, questo il palazzo, questi due gruppi, ok, e sotto c'è tutto un, come se ci fosse una semisfera, ok, e mi fanno vedere tipo battaglie con anche però tipo bombe, dove vedo dell'oro da una parte e dall'altra parte dei corpi, anche di bambini, del sangue. E poi mi fa vedere il terremoto che c'è stato poco tempo fa a Siena. Ah, è correlato? Sì. Allora, già al tempo quando è successo io sono andata a vedere e mi è apparso che tutti, diciamo, le piccole scosse corrispondevano un po' ai sotterranei delle chiese dei palazzi reali di Siena, quelli importanti. E adesso me l'ha fatto rivedere con queste scene di lingotti d'oro, di corpi e di sangue sotto. Mi ha fatto rivedere il terremoto. Beh, ma le città massone sono molte, per esempio la vicina Lucca, tanto massone quanto Siena. No, però quello che vedo io è che Siena è come se fosse la sede.
La vedo allora in eterico, è come se avesse un, in eterico, come se avesse un tunnel diretto con Roma, come se ci fosse un corridoio diretto da Siena, però solo, ecco, diretto. È come se fosse una Roma in miniatura. E poi vedo un legame diretto anche con Venezia, adesso mi è apparso proprio un Monica. corridoio. Quando ho iniziato a fare la domanda, sono comparse queste lettere ricamate d'oro, IOR. San Pietro. Infatti. E tutto ciò che sta sotto San Pietro, quello che ha detto Elena, lo vedo anch'io, questa specie di tunnel quasi sia fisico che eterico che connette, però io vedo anche Perugia c'entra, Siena, Perugia. L'Umbria, io. Vabbè. Vedo che spunta fuori Dragos dall'Umbria. L'altro, Toscano, che abita vicino, tempo era al governo. No? Sì. Sono Quello della fondamentali. pandemia, no? Fondamentale a Siena, no? No, Prima. qua. Prima. Vabbè. Faccia intelligente. Esatto. Sterbin. Ah, Mr. Bean. Sì. Solo che, cioè, vabbè, io lo dico perché prima avevamo parlato della co-presentatrice di Sanremo Bionda, adesso mi viene il marito, che ultimamente ha avuto tutta una serie di problemi di salute, di tic, eccetera. Suppongo che lui, pur nella sua totale inconsapevolezza ed ignoranza, si è arrivato a, non so, a un qualche genere di informazione e di livello di coinvolgimento e che non ha perso un po' il controllo delle cose. Mi è venuto a contatto con alcuni giornalisti, scrittori, cose simili. E in realtà si è reso conto di aver dato un contributo. Cioè, che non ho capito. Lui che ha fatto? Allora, Si è un po' pentito? sì, infatti io lo vedo che è come se continuasse a vomitare, stesse male. Sì, c'è tutti questi tic nervosi, difficoltà varie. Va bene, chiamiamo il suicida. Si è suicidato? Anche lui era, Come? Tutto pulito non lo vedo No, neanche lui. infatti, Beh, certo. è arrivato al limite anche lui. Aveva minacciato quello che vedo, aveva minacciato di dire quello che aveva scoperto. E lo vedo legato proprio a questi sotterranei e a quel palazzo, non so. È come se ci fosse un passaggio, un tunnel verticale con una scala verticale a pioli d'oro. Cioè, in eterico appare d'oro, è come se lui l'avesse scoperta tutto d'un colpo e dice al direttore di allora, ho scoperto la scala, adesso lo dico a tutti. Era come se potesse accettare fino a un certo punto, cioè tipo fino ai ragazzini, i vari festini, così li accettava. Poi sacrifici, no? Sessuali. Eh sì, Sì. assolutamente, cioè io vedo che partecipava anche lui. Ragazzini, fino a che età? 16 anni, Sì. così. Poi, che gli hanno proposto? E questo che ha detto Elena lo vedo anch'io, è andare più giù, andare più in profondità, invischiarsi di più. A un festino gli hanno mostrato una vasca con un corpo e del sangue e lui lì si è Vivo. tagliato sott'acqua, sì, no, si è quasi morto, nel senso già squarciato, usciva tutto il sangue vivo, sì. Da mangiare. Sì. Crudo. Quasi una fontana rossa viene fuori, come se ci fosse un ricircolo del sangue, quindi viene
fuori gli zampilli. Una vasca bianca con dei bordi bianchi in marmo, penso, bianco. Va bene, previsioni. Quali altre banche, quante altre banche stanno per cadere? Zero? No. Ah, mi è arrivato 200. Non so. Tutte nel mondo o solo americane, europee? Connesse. Qualcosa di asiatico? Sì, principalmente. Corea, sì. Sud America. Ah. Anche Corea, sì. Israele, sì. Sì. Come si chiama questo momento? Che nome ha? Bulbo energetico, mi è arrivato. A me è venuta l'immagine di una rosa rosa bocciolo. Ecco. Sì. Bocciolo bulbo. Di nuovo sì. La B. Di nuovo la B. B per vendetta. Ma ben detta. Gli argentini confondono completamente la V e la B. Per loro la pronuncia è identica. E infatti sono gli errori principali che fanno a scuola. Questo problema riguarda anche l'Oriente, la Russia e la Cina? No, non di questo tipo, no. No, infatti, vedo un attimo di stallo, di rallentamento, ma assolutamente non falliscono, non crollano. Vabbè, allora ci sono due fazioni. Sì, come si chiama quella americana, se vogliamo, e come si chiama quella russa? Dipende che terminologia vogliamo usare. Cioè. Quella che vi viene. Uno è lo stato profondo. Deep sì, che, in superficie mi viene crown arrow, freccia della corona. Questa che è di Zeta. Sì. E l'altro? Crowd circle, il cerchio della folla. Ok, entità che sono dietro il Deep State. A me sono arrivate tre, Satana, Moloch, collegato ai siriani, i rettiliani, 4. Monica? C'è anche Lucifero. Anche, vabbè, per me anche i canidi. E l'altro, crowd circle. Sì, come se vedessi anche lì una parte del secondo universo. Sì. Più gli Elohim. Poseidone. Sì, Poseidone e Elohim. Sì, un'energia più sull'azzurro colore, appunto, sì, più che ricorda il mare. Va bene, 3 è il numero perfetto. E poi ci siamo noi. Quelli che manifestano, quelli che hanno anima, ci mettiamo tutti in una posizione simile a una conchiglia. Con la nostra anima che si posiziona secondo le regole del numero aureo. E al centro ognuno di noi scrive: io sono Dio, io comando tutto. Questi e quelli, primo e secondo universo, siriani, arturiani, pleiadiani, re e regine,
chi arriva? Si è dimenticato dei venusiani, dice. Chi lo dice? Putin. Abbraccio a Putin, mio. Ha un'anima Putin? Sì. Un residuo, una parte. A quanto vibra? Lui può contare su tutti quelli che credono in lui. Di suo. Quando si impegna 5 miliardi? Sì. Io adesso? 938. Monica? No, niente, perché mi sta facendo vedere dei passaggi. Vedi, scrivimeli, chi se ne frega di quanto vibro. Vai, dai, cosa dici, cosa vedi? Mi ha fatto vedere questo passaggio, no? Da questa rosa rossa nera, perché poi la rosa rossa è sempre stata il simbolo anche della massoneria, no? Mi lo fa vedere questa rosa che diventa rosa. E dice, per quello che stiamo dando così tanto potere alle donne. Adesso il nostro momento, la nostra fazione è rosa. Dal potere alle donne, all'energia femminile, al pianeta Venere. Come chi puoi? Dice Putin. Sì. Come puoi? Sì. Come puoi saltare questa parte? Adesso passi di qua. Io ti offro questa rosa, rosa. Non ho capito cosa sta succedendo, cosa sta facendo? Offre a te la rosa rosa. A te. A me? Sì. Non ti piace più la rosa rossa scuro nel Deep State? Io ti offro la rosa rosa. A me lo dice? Sì. Ma io non ho bisogno che nessuno mi offra niente. Io... La offre a te come la offre a tutti. Questo è quello che ci viene offerto adesso. La fazione ci offre questo adesso. Ok. La mia vita la decido io, non la decide nessuna rosa e nessuna offerta di nessuno. D'altro canto, quello che sta succedendo male, così male non è. Infatti, stavo per vedere proprio quella cosa lì. Mi è apparsa questa immagine di questi pigne di soldi in contanti. Proprio carta, ok, che vengono, che alla fine di tutto questo crollare delle banche è come se alla fine si depositasse a disposizione delle persone. Secondo me però non è fra breve, avverrà questo, sì, ma non è fra breve, cioè non è una cosa che ci possiamo aspettare quest'anno. No. Monica. 5 anni, 6. Sì, io ho visto 7. Sì. Comunque sì, l'ordine degli anni è questo. Sì, sì. È una cosa molto graduale. Cioè, sì, è come se adesso su questo tabellone ci fossero delle piccole lotte tra individui, quindi a due, che si combattono proprio con la spada e queste lotte si esauriscono in 5-6 anni. È come se poi dopo questi 5-6 anni noi riusciamo a iniziare a creare la terza via, non più le due fazioni, esatto. La terza via. Esatto. Perciò quel... questo adesso, questa rosa rosa. Perché il crollo delle banche? Come comportarsi? Alcuni mi chiedono. Io quello che vedo è vivere nel qui e ora, cioè nel senso centrati nel qui e ora a livello
animico e spirituale, che okay, molto centrati, essere molto... Va bene, non farsi queste prendere, sono no? Belle parole, però cosa significa? Ritirare no. i soldi dalle banche? Allora, invece, per quello per quanto riguarda a livello no, noi, di noi, no, quello vale e sempre, poi però. A livello economico, tenere una parte di contanti, mi viene da dire. Sì. Una piccola base per ripartire poi, ecco. Questa cosa secondo me è quella fondamentale. Poi ci può essere come contorno magari anche una parte di oro, cioè differenziare, però la cosa essenziale, che secondo me è essenziale, che continuo a vedere, è proprio avere dei contanti e tenerli lì. Perché? Perché le banche chiuderanno, cioè Pinco Pallino sì. ha, facciamo conto, 100.000 euro in banca. Uh-huh. Pinco Pallino non sono io ovviamente, ha 100.000 euro in banca, ne ritira 2.000. E li tiene in casa perché abbiamo detto questa cosa. E ne lascia 98.000 perché non può mettersi 100.000 euro in casa, no? Mm-hmm. Cadono tutte le banche. Spariscono. Come, quando, perché? Scompare. Gli verranno riconosciuti quei 98.000? Rispetto a uno che ne aveva 5.000? Rispetto a uno che ne aveva 1.000.000? Gli verrà riconosciuta una percentuale, cioè una parte che è in proporzione a quello che potrà essere riconosciuto con la partenza, che però in questo momento è in una maniera e fra 6 anni sarà di quel momento lì, nel senso che la ripartenza potrà fornire solo una certa quantità di beni. Proprio a livello monetario, finanziario, non corrisponderà esattamente a quello che c'era prima. Quindi quei 2.000 euro che ha ritirato cosa gli servono? Quei 2.000, allora, se è contanti sì, ma se è una cosa che è un deposito in banca o cioè se deriva da una cosa che era virtuale, che non è concreta, uh-huh. Ci sarà in parte. Alcuni dati li vedo proprio che spariscono. Cioè che non saranno recuperabili e quindi e invece una parte riuscirà a rimanere, ma non c'è una logica, ecco, in questo momento. Monica. Quindi più contanti, più cose materiali si riescono a tenere, quindi contanti e magari oro o cose così, e meglio è. Monica? Allora, partendo dal presupposto che non esiste un unico futuro, esistono più possibili, ok? Quindi il futuro che io adesso vedo si chiama il minore dei mali, chiamiamolo così, no? Non vedo, non so come dirti, allora vedo l'importanza di ritirare i soldi più che altro per accelerare il crollo di questo sistema qui. Questo sì, come nostra azione concreta, questo. Rispetto al fatto di ritirarli perché poi se no rimani senza, in realtà noi siamo già senza, perché quei soldi cioè non sono neanche nostri, sono virtuali. Quindi in definitiva sì, ok, ritirali, però il punto è che tu li potresti anche ritirare tutti, ma se poi decidono che l'inflazione è di un certo tipo, che tu li abbia o non li abbia, non so, capito? Siamo osservati adesso. Però io vedo questi militari che girano, cioè sono davanti ai monitor ma con le spalle girate. Perché? Non riescono a vedere. Perché? Perché non riescono. Guardano ma non riescono a vedere. È come se gli apparisse tutto sfocato e non riescono a vedere. Per la nostra energia, penso proprio tutto il gruppo. Ok, mandiamogli un ad eternum a forma di conchiglia, molto molto grosso, grosso come una panda. Uno a base militare che ci segue. So,
so, li vedo un po' rassegnati, sono già pronti a questo. Si stanno facendo le ultime azioni per cercare di salvare salvabile, tra virgolette. Sì. Non c'è più la stessa convinzione di prima, la stessa forza nel lottare, nell'opporsi. Molta stanchezza. Stanno progettando la via di fuga, tra virgolette, il piano di fuga. Qual è il piano di fuga? Nel senso, ognuno sta cercando di portare, di salvare il salvabile, appunto, no? Quindi magari vedo, mi è apparso questo capitano di questa base militare che dà degli ordini per cancellare dati su computer e di rompere anche altre attrezzature che hanno, che potrebbero rappresentare delle prove, e stanno progettando tipo di trasferirsi in cima a una montagna per Quale? Un periodo. Dolomiti, in mezzo alle Dolomiti. Verso l'Austria, cioè sul versante di là, mi fa vedere qualcosa che ha a che fare, che ha dentro Cardon con la K, centro, un nome simile a questo. Li vedo in cima, c'è una base piccola, tipo come se fosse un punto di osservazione militare. Monica? Mentre Elena vede la fuga verso l'alto, io ho visto quel paperone dei paperoni fuggire in basso, tipo all'interno della terra. E cosa c'è all'interno della terra? Una possibilità di rifugio. Però vedo per i più potenti, cioè giustamente Elena ha parlato di militari, eccetera. Però io vedendo il paperone de paperone non la vedo più proprio come Rockefeller, diciamo così, no? Quindi ancora più in cima, diciamo, più al vertice della gerarchia. Allora vedo che loro possono andare sotto, mentre gli altri che ha visto Elena sopra, in alto verso la montagna, io loro li vedo all'interno della terra. Quindi scappano. Sì. Ricopriamo etericamente tutto il set in cui viviamo di un piano di ad aeternum conchiglia d'oro. Quindi tutto l'Antartide, che secondo alcune visualizzazioni è un cerchio, no? Tutto il piano, quindi sotto non si può andare, tutta la cupola, e quindi sopra non si può andare. I ratti non scappano più. E questa copertura avanza verso il centro della Terra. Chi non ha niente da nascondere ne viene attraversato e anzi ne beneficia. Chi ha qualcosa da nascondere ne viene attraversato e vediamo cosa succede. Così scannerizziamo energeticamente il set in cui ci troviamo. Bel reset, quello vero. Monica. Viene proprio una spirale che va a coprire tutta la Terra come l'abbiamo vista noi. Quindi la Terra su un piano, su un unico piano, con intorno il cerchio dei ghiacciai. Okay, quindi quella è la parte più esterna della spirale e mano a mano arriva proprio al centro della Terra. E vedo che mentre questa spirale energetica per le persone che nulla hanno da temere rappresenta come una sorta di scossa rivitalizzante, per quelli invece che hanno da temere rappresenta quasi una scossa come se fosse un fulmine. Quindi il cosiddetto arresto cardiaco produce. Elena. Sì,
Sì, io li vedo proprio che è come esatto, come un fulmine, come se gli arriva una scossa. Io vedevo infatti una scossa, no? Che proprio li lascia senza respiro e si dissolvono. Man mano, sì, arrivando al centro. Proprio tutti, non può scappare nessuno. Che succede in Africa? Allora, in Africa vedo questo cerchio dove sopra ci sono tutte le persone che adesso finalmente gli africani che a livello animico stanno prendendo la loro forza e prendono la loro forza anche dalla terra Africa, dalla terra africana. Vedo questo enorme cerchio, questa è proprio la terra che è come se pulsasse da sotto e, mamma, e ogni pulsazione aumenta la vibrazione. E stanno proprio prendendo energia e forza per la loro terra. E mentre pulsa, allora, quelli diciamo puri, quelli che hanno la PS e che vogliono il bene della, cioè, diciamo, il benessere di tutti e della terra, rimangono in piedi e riescono a prendere queste vibrazioni. Invece quelli che fanno parte appunto del Deep State e dell'altra fazione che si stanno combattendo, che stanno sfruttando gli africani e l'Africa, ogni volta che c'è una pulsazione della terra cadono per terra e vengono dissolti. Monica. Arriva un medico al quale avevamo anche dedicato una sessione, che si chiama Dottor Domenico. Vabbè, magari il cognome non lo dico. Praticamente mi mostra un'orchidea che prende dall'Africa alla Russia. Lui aveva capito dei tipi di relazioni tra questi due stati e vedo che è come se mi mostrasse l'Africa che ritorna ad essere rigogliosa, ricca, come era in origine. Ok, la situazione tra un anno, esatto. 2024. Agenda 2030 ancora valida. Cessazione di produzione in pochissimi posti nel mondo di auto con motore a combustione ancora valida. 2024. Allora, l'immagine che mi è arrivata è che diciamo un po' sparso per tutto il mondo si stanno raccogliendo i cocci, no? Quindi i resti di questa battaglia, tra virgolette, quindi si stanno raccogliendo gli esiti per pulire, tra virgolette, bene tutto, no? Come se si passasse una grossa scopa per poi ricostruire. Dagli spatta quello che rimane. Ecco, l'immagine che vedo è così. Monica. Non so, mi è venuta la Turchia, come se possa arrivare qualcosa di importante dalla Turchia, che avrà un qualche tipo di influenza di qui a un anno, come abbiamo visto, però non so visualizzare più di preciso che cosa. Più in generale, la sensazione che ho è di un respiro più ampio, più rilassato, maggior respiro. Le banche sono cadute. Non tutte, eh? Secondo me non tutte. Mi dà come una macchia di leopardo. Se tu parli di un anno, ancora vedo una situazione così, macchia di leopardo. Elena? Sì, è come se. Sì, le banche no, non tutte, quelle che rimangono però è come se fossero quelle meno coinvolte, tra virgolette, che vengono trasformate, mi viene da dire. Quindi come se si arrendessero e fanno un compromesso, no? E quindi poi si trasformano in altro. E invece nel resto vedo proprio come cioè se io faccio volo sopra il mondo, tra virgolette, no? Sopra tutte le nazioni, vedo proprio come se
si mettono insieme i cocci per ripartire, quindi che si ricomincia a creare una struttura sociale diversa. Sarebbe un mondo tra un anno in cui l'alimentazione è a base di insetti, in No, assolutamente no. cui le automobili sono tutte elettriche. No, no. No. Ma questo verrà, secondo me, fermato di qui a poco, eh. Sì, infatti, tutte le cose ta, crolleranno e poi lì fermeremo In cui ci sarà, tra un anno, è il mondo in cui ci sarà un passaporto cinivaccale. Sarà l'ultimo dei pensieri, cioè proprio. Io non vedo, Pandemiche cioè, aviarie. no, io non vedo, vedo proprio che non ci saranno, in quel momento lì non ci saranno neanche istituzioni, delle strutture istituzionali, cioè, è come se si dovesse ridecidere tutto da capo, boh, vedo una cosa così. Monica? Come la parola di ristrutturazione, ricostruzione. Proprio dalla base, mi viene da dire. Bambini su bambini che cambiano sesso per moda. Oh, vedo bambini e adolescenti traumatizzati che devono essere aiutati a livello psicoemotivo per uscire dai traumi. Quello sì. Monica. Allora, per come la vedo io, finché noi non percorriamo la terza via, queste due fazioni rimarranno sempre. La preponderante adesso sta nettamente cambiando. Però l'altra, che noi abbiamo chiamato globalisti, deep state o transumanesimo, non è che muore completamente. E quindi una sua fetta l'avrà finché noi non percorreremo la via del cuore, la terza via che è la nostra, di essere noi Dio. Fino a quando? Fino a quando? No, come tempi. Ah, come tempi. E c'è sempre più persone decideranno di intraprenderla. Già adesso c'è Sì, qualcuno. infatti, Cioè, esatto, è crescendo. sì. Esatto. E più cresciamo, e più si restringe innanzitutto la fazione, quella più oscura. E poi mano a mano si restringerà anche l'altra, rimarrà la nostra via. Quella che abbiamo creato noi come creatori, noi come Dio. La base c'è già ora. Certo. Anzi, è proprio questa che li sta mettendo in crisi. Vabbè, messaggio di Vadim a se stesso. Continua a farti ruotare nell'enorme spirale conchiglia che hai creato. Mike. Sono fiero di essere a disposizione dell'infinito. E l'infinito me lo disegna proprio così, come un vortice. Monica, messaggio di Elisabetta a se stessa. Questa parte della mia vita è la più bella. Sono felice di averla scelta qui in questo momento con voi. Elena? So che in cima alla scala tutto sarà più chiaro. Elena, messaggio di Elvira a se stessa. Oltre all'ostacolo c'è la prateria libera. Monica.
mi fa vedere il gioiello è nella mia famiglia, il gioiello è nel mio cuore, come se pulsasse proprio al centro di se stesso. Monica, un messaggio di Veronica a se stessa. Fluttuo nell'azzurro e ringrazio di avervi conosciuti tutti. Elena? Quello che vedo oltre la vista comune è sempre più chiaro. Elena, messaggio di Monica a se stessa. Il mio tulipano sta sbocciando. Monica, messaggio di Elena a se stessa. Sincro. Monica, messaggio di Lucio a se stesso. Non so, Se si può dire. no, perché ti vedo nuotare a stile libero nel mare. Stile libero, preciso. Elena? Mi viene da dire, il vulcano di luce continua a esserci e ruttare. Va bene. Frequenza della Terra quando abbiamo iniziato e adesso? Chi vuole? Ho 238, 372. Monica, hai fatto sì, 238, Sì. 372, siamo lì. Sì, un po' di più, ho visto 4,50. Sì. Va bene. Fed, BCE, che cosa mi dite? Vedo un enorme. Ci sono questi documenti che sono l'atto costitutivo di sia di una che dell'altra e vedo che sono enormi, nel senso che portano tutto, sono grossi perché portano tutto il carico di tutti questi secoli e vedo un'enorme penna tenuta da chi sta andando verso la terza via che fa un'enorme croce e si spezzano a brandelli. Monica? È venuto fuori collasso, prolasso. Fed. Bene, a proposito di Polasso, un finale invio di tanti bei delle chioccioline orgonine ad eternumine. Vi faccio l'elenco degli ANI. Primo, macaron, Ale, ha forma di macaron anche. Poi la sua moglie uomo, donna, uomo, marito. Poi la nostra bella tettona, Dragos, papi vari sparsi in giro. Parlamento europeo, tutti, in primis Ursula Andress. Tutti quelli inglesi che stanno sempre più sul cazzo a tutti. Il fantoccio americano. Anche Putin, perché non è che Putin debba avere un vacuum dietro. Bello riempito anche lui. Ale. Anche i cinesi, i giapponesi, gli arabi, gli indiani, gli africani, gli argentini, l'America del Sud, del Nord. Dov'è l'ex presidente brasiliano, per esempio? Con l'apertura di dei documenti che attestano le cose che ha fatto 300 anni. Dove è finito? E l'attuale? Quello che veicola cibo ai poveri in cambio di Cinevac? Ale, anche lui, opla! Delle belle suppostine. E via. L'infermiere Lucio che dispensa supposte chiocciola. Fatelo anche voi siete i creatori. Supposte per tutti. Piovono supposte.
Che mi dite? Io li vedo tutti legati a testa in giù, quindi legati dai piedi, e gli entra la supposta da sopra. E urlano. Tipo polli, appesi. E Monica? Ho visto alcuni di noi pilotare gli aerei che attualmente rilasciano le scie chimiche e che invece rilasciano appunto questa pioggia di chiocciole supposte con grande soddisfazione proprio. Vedo che azionano questa leva. Questo pulsante, sì, questa leva, bravo, per fare una bella scarica. Ah. E sanno perfettamente dove andare. Vedo che hanno una mappa molto chiara. La anomappa. Va bene, abbiamo finito? Battuta finale? Vedo tra il piano terrestre e la cupola che si sta espandendo proprio con pulsazioni di vibrazione viola del cuore, dell'anima. Sempre di più. Ciao a tutti.